Ciao ragazzi, io sono Oscar e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio far vedere come funziona e tutti i suoi menu della nuova applicazione DJI Fly 1.3.1. È solamente un nuovo aggiornamento, quindi non c'è niente di esageratamente nuovo. Però non ho mai fatto un video dove vi faccio vedere i menu e come sono fatti. Vi posso già dire che ho fatto già qualche volo, l'ho già testata, non ho riscontrato nessun tipo di problema, l'applicazione va benissimo per il nostro Mini 2. Ma adesso, prima di lasciarvi al video, vi chiedo il supporto, quindi iscrivetevi al canale, lasciate un commento o un like e attivate la campanella per restare aggiornati con tutti i prossimi video. Adesso sigla e andiamo. Ed eccoci ragazzi sulla nuova applicazione DJI Fly 1.3.1 e oggi andremo a scoprirla insieme. Partiamo subito con in alto a destra. Trovate la scritta Academy, se ci cliccate sopra, praticamente entrate in un portale dove selezionando in alto il vostro drone vi darà una serie di manuali e di filmati dove poter guardare ogni funzionamento del vostro drone. Sulla sinistra vedrete un pallino verde con indicato la zona dove siete in questo momento, il GPS vi trova e tra parentesi vi dice se una zona dove è possibile volare o dove non è possibile volare. Passiamo subito in basso a sinistra, troverete l'album, di fianco troverete SkyPixel, è un social network di DJI dove tutti i piloti, i possessori di droni possono pubblicare i loro video e le loro foto. Subito di fianco c'è la sezione profilo dove praticamente andrete a visionare il vostro account DJI, le vostre ore di volo, i vostri voli proprio in quantità, quanti voli avete fatto e potete modificare il vostro account DJI. E sulla destra troverete connetti il drone. Adesso io accendo il telecomando e il drone e andiamo a connetterlo. Una volta connesso il telecomando e il drone, questa qua è la schermata che vi si presenta davanti con il vostro drone DJI Mini 2 e sulla destra troverete il simbolo del cellulare connesso al telecomando e connesso al drone con la scritta vola. Schiacciamo su vola ed eccoci qua sulla schermata principale dell'applicazione. In alto a sinistra vedrete modalità C, che è la modalità cine. Se io switcho col telecomando passa in modalità normale e passa in modalità sport, quindi in alto a sinistra vi dice sempre come voi state volando. Di fianco potete vedere decollare con prudenza, questa qua è la sezione allarmi, mi dice così perché ovviamente io non ho collegato nessun satellite in questo momento perché sono dentro casa, però se noi gli clicchiamo sopra ci dà tutti gli allarmi, in questo caso mi dice errore bussola, quindi sarà da ricalibrare, e poi mi dice segnale GPS assente, quindi meglio non decollare. E poi potete velocemente modificare tutte le impostazioni del return to home, dell'altitudine di volo, della distanza di volo, vi dice la vostra SD quanta disponibilità ha. Torniamo indietro e andiamo sulla destra in alto, vedete 80 in verde è la quantità di batteria. Io vi consiglio sempre di volare fino a un 20%, 15% e poi dopo tornare indietro e sostituire la batteria. Di fianco troverete il tempo di registrazione, adesso è 0, è fermo, e dopo andando ancora sulla destra potete vedere la ricezione e subito di fianco la quantità di satelliti che si sono connessi in questo momento. Torniamo a sinistra in mezzo allo schermo, troviamo questa freccetta che se noi la premiamo è la modalità di decollo veloce. Se noi adesso premiamo decollo, lui in automatico si alza e decolla. Andiamo in basso e troviamo la mappa e la bussola. Se noi clicchiamo sopra si apre la cartina e ci fa vedere precisamente dove siamo, o se no possiamo tornare in modalità bussola che in base a come poi si sposterà il drone vedremo se si allontana da noi, se viene verso di noi o in che direzione va. Sulla sua destra possiamo trovare la distanza, l'altitudine e poi andando ancora sulla destra troviamo le impostazioni foto e video. In questo caso ci ho impostato per le foto JPEG più RAW. Questa qua di fianco è l'impostazione tutto automatico del bilanciamento del bianco e dell'esposizione. Sopra a destra vediamo un per ed è lo zoom della telecamera. Bene, adesso partiamo con i menu. In alto a destra i tre puntini si apre il menu principale. Come prima pagina troviamo sicurezza, dove possiamo impostare l'altitudine massima,
la distanza massima, a che altezza deve fare il ritorno tuo in automatico, e poi qui possiamo aggiornare il punto di ritorno cliccando, ma si può fare soltanto mentre il drone è in volo. Sotto troviamo i sensori come la bussola e l'IMU, e queste qua sono le due finestre per calibrarle, e sotto ancora troviamo informazioni batteria. Se noi andiamo dentro, ci dice lo stato della nostra batteria, quando è stata prodotta e le varie impostazioni. Tornando indietro, possiamo sbloccare le zone. Con delle licenze apposta possiamo volare in alcuni punti dove non si potrebbe volare normalmente. E poi andiamo funzionalità e impostazioni sicurezza avanzate. Possiamo decidere cosa deve fare il drone quando si perde il segnale. Io ho impostato ritorno automatico, se no potrebbe fare a terra o stazione in volo. Io mi sento più sicuro a fare così. E poi possiamo scegliere come arrestare i motori. Io non ho mai effettuato questa manovra, però c'è questa possibilità di farla per le emergenze. Continuiamo, andiamo verso il basso. Possiamo fare trova il mio drone se per qualsiasi motivo lo perdiamo. Schiacciando qui tramite il GPS lo possiamo ritrovare. E poi c'è identificazione remota, che permette di tracciare da terra il percorso e il volo del nostro drone. Poi andiamo avanti su comandi e abbiamo l'unità di misura che noi vogliamo impostare per la distanza del nostro drone. Io ho messo in metri, puoi mettere chilometri o imperiale. Possiamo mettere la modalità del LED anteriore se vogliamo farlo pulsante fisso o arcobaleno o spegnerlo addirittura. E poi possiamo scegliere anche il colore del LED anteriore. Poi abbiamo due possibilità di stabilizzatore del gimbal. Abbiamo la modalità follow, che lui mantiene sempre l'orizzonte per tenere sempre stabile l'immagine. O se abbiamo la modalità FPV, che praticamente quando noi sterziamo segue il nostro movimento. Poi abbiamo questa spunta che ci permette di spostare e alzare verso l'alto la fotocamera più di quello che normalmente si può. E poi abbiamo la possibilità di calibrare la stabilizzazione del gimbal e le impostazioni avanzate del gimbal. Praticamente possiamo scegliere per ogni modalità normale, sport e cine, come si deve muovere sia il gimbal che il drone. Se deve essere un po' più fluido, possiamo scegliere noi tutte le varie impostazioni. Torniamo indietro, andiamo su fotocamera. Come ho detto prima, io ci ho impostato JPEG più RAW. Possiamo fare anche solo JPEG e possiamo anche impostare le dimensioni della foto. Io ho 16 noni. Poi abbiamo anche l'istogramma che possiamo mettere a schermo. Possiamo mettere anche l'avviso di sovraesposizione, io ce l'ho impostato, e possiamo anche mettere le griglie. Poi abbiamo il bilanciamento del bianco, che possiamo scegliere se fare automatico o manuale. Torniamo indietro su trasmissione e abbiamo la frequenza del nostro radiocomando con il drone, io ho impostato doppia banda, e poi abbiamo informazioni e ti fa vedere il firmware del drone, il modello, il database e varie altre cose, la versione dell'applicazione. Tornando indietro abbiamo le foto, dove possiamo scegliere le varie impostazioni di come scattare le foto. Abbiamo la possibilità di switchare in video e ci chiede se fare 4K, 2,7K e 1080p e i vari FPS possibili. Poi abbiamo la possibilità di fare i quick shot, che si può attivare solamente se in volo, ma è la possibilità di fare voli con riprese particolari già preimpostate. Poi abbiamo la modalità panorama, che anche questa qua si può attivare solo in volo. Poi abbiamo il tasto per scattare e per far iniziare la ripresa. E poi abbiamo qua la possibilità di fare in automatico o in manuale le impostazioni della videocamera. Vedete, si può scegliere ISO, l'otturatore, o se no così fa tutto in automatico.